Vinta la scommessa, a Domenia Agorà la rassegna di cultura per la vita quotidiana è piaciuta alla città, così l'assessore alla cultura Sara Rubinelli pensa già all'edizione numero 2, successo di critica per la qualità degli incontri proposti che si è sommato a quella di pubblico. Particolarmente apprezzato l'incontro con Stefano Zecchi, presidente dell'Assemblea Nazionale della Bellezza, che ha chiuso al forum la rassegna 2018. Nella cornice del forum appunto l'accademico ha a lungo parlato di bellezza, di come riscoprirla ogni giorno, della sua importanza anche nella società attuale. Inseguire la bellezza è forse un'utopia, ma ci fa sognare, ha detto Zecchi ad un pubblico attento. Pensate a cosa sarebbero le città come Venezia, Roma, senza la bellezza che le racconta? Niente, sarebbero niente. Un deserto. Ecco perché la bellezza sempre stata capace di sfidare il tempo attraverso un'idea di vita, un senso della vita. Accanto a Zecchi anche lo studioso e ricercatore Giancarlo Lacchia. Per 3 giorni la piazza del municipio si è trasformata in un grande agorà. Molte le persone che hanno deciso di sedersi in piazza al forum per vivere momenti di confronti e riflessioni. Abbandonato lo schermo TV, gli smartphone, il computer, gli omeniesi si sono ritrovati in piazza per dibattere di temi di vita quotidiana. Il sogno dell'assessore alla cultura. Il mio ringraziamento, ha infatti commentato in una nota Sara Rubinelli, va a tutta la città per aver compreso l'impegno dell'amministrazione nel voler rimettere al centro del pensiero le persone, promuovendo momenti di incontro, di ascolto per parlare di bellezza, di ragione e di emozioni, ma anche dell'importanza del dialogo e della conoscenza di sé e degli altri nella vita quotidiana, della e per la nostra comunità.